Abbiamo condiviso un anno difficile, ma alla fine credo che sia stato un anno di, tra virgolette possiamo chiamarlo, di incredibile cavalcata, trionfo del Cesena. È una salvezza raggiunta meritatamente, con le difficoltà che ci sono state, ma credo che voluta fortemente da tutte le componenti che tenevano al Cesena, quasi tutte, quindi non vorrei neanche stare qui a soffermarmi su alcune situazioni che conosciamo, di cui tutto l'anno abbiamo parlato, ma che non serve in questo momento. Credo che sia importante sottolineare la grande stagione fatta da parte di tutti, e quindi insieme abbiamo deciso, ma per sensazioni, perché basta guardarci negli occhi il Presidente, ormai abbiamo veramente fatto un anno così intenso che credo che, come ho detto all'inizio, mi ha fatto la scelta, credo che sia quella giusta per il sottoscritto, per la società e per il Cesena e per il Presidente, quella appunto di separarci, ma separarci comunque, di lasciare. E io auguro a Cesena di poter avere le migliori fortune in futuro, perché sicuramente le società dove sono passato, dove ho vissuto emozioni forti, e credo che Cesena per la mia carriera sia da allenatore la parentesi sportiva più importante come risultato, e quindi non può che, posso che ringraziare tutti per quello che è stato un anno vissuto intensamente, ma professionalmente per me molto importante. Credo che un ringraziamento particolare vada appunto nella figura del Presidente, di tutti i dirigenti e del mio amico Lorenzo Minotti, di tutti gli altri che sono stati qui insieme a Marin, a Valentini, ad Andrea, una persona che è stata vicino a me comunque tutto l'anno come Treossi, che comunque è vissuto qui, i magazzinieri, i dottori, veramente ringraziamento a quelli che lavorano, tutti quanti che hanno lavorato per il Cesena, anche a voi che comunque abbiamo condiviso un anno di vita vissuta insieme, pericolosamente, diciamo così, sempre sul filo, ma intensa. Quello che poi è il risultato finale, credo che abbia rasserenato un po' tutto quanto, no? Perché poi quello che alla fine nel calcio conta sono i risultati. E ci tengo soprattutto, ecco, a sottolineare, prima che poi voi possiate fare delle domande, la massima serenità e con cui questa avventura mia si è chiusa, e anche da parte della società. Abbiamo veramente, non c'è stato il fatto, non mi piace neanche che l'allenatore dice va via, la società non lo tiene, cioè sono cose che quando abbiamo vissuto in maniera così forte, intensa e soprattutto leale, credo che sia stato e sia giusto sottolineare proprio fino in fondo, condividere anche queste scelte proprio insieme.